nostro viaggio comincia dall'isola di Vulcano, Iera in greco, una terra ricca di mito, storie e leggende, una terra dove, nonostante siano passati diverse centinaia di anni, ancora tutto è conservato nella potenza del fuoco del gran cratere centrale. Il grande cratere di Vulcano viene considerato dalla mitologia greca dopo l'Etna, la seconda fucina di Efesto. Efesto, dio del fuoco e fabbro degli dei, secondo i greci. Efesto lavorava qui, proprio dentro il cratere, con i ciclopi, dei mostri mitologici uomini grandi dotati solo di un occhio circolare che ci riporta sicuramente alla rotondità del cratere. Efesto era figlio di Era, madre degli dei e sposa di Zeus. Efesto venne concepito dalla rabbia di Era dopo l'ennesimo tradimento di Zeus. Nacque questo bambino divino ma storpio, che non rispettava i canoni di perfezione degli dei dell'Olimpo, e così venne scartato, venne gettato giù dal Monte Olimpo in mare e venne allevato dalle Nereidi, delle ninfe che gli insegnarono le arti del costruire e del forgiare. Afrodite, moglie di Efesto, che tradisce molte volte il dio storpio con Ares. Ares, dio della guerra per i greci, per cui Efesto costruisce addirittura un martello che viene poi sottratto da Zeus in persona per la sua pericolosità. Questo martello ci riporta sicuramente anche alla mitologia norrena, riportandoci appunto al martello di Thor. Inoltre l'episodio e il mito dello scarto di Efesto ci riporta un dato storico importantissimo per i greci. Ci troviamo a Sparta, ovviamente, e quando uno spartano non era perfetto e nasceva storpio, veniva scartato e gettato giù dal Taigeto. L'isola di Vulcano viene chiamata anche Isola dei Morti perché nel VI secolo a.C. gli egiziani partivano dalla loro terra natia per portare qui i propri morti e glorificarli ad Osiride, il padre degli dei secondo il popolo egiziano. E non solo, più avanti, nel III secolo a.C., i cartaginesi occuparono l'isola di Lipari durante le prime guerre puniche, portavano qui i loro morti, ma anche i loro vivi, per sacrificarli al dio Baal, definito il padre degli dei per quanto riguarda i cartaginesi. Nell'immaginario collettivo il vulcano è sempre stato visto come un luogo ancestrale e misterioso. Pertanto, fin dagli albori del cristianesimo, si credeva fosse una sorta di purgatorio per le anime, che attraverso il fumo, attraverso
queste esalazioni di zolfo riuscivano a raggiungere il paradiso espiando i propri peccati. Troviamo anche un'altra linea di confine tra le divinità pagane, Efesto, Vulcano per i Romani, e un santo cristiano. Parliamo di San Bartolomeo, patrono di Lipari, la cui festa si svolge il 24 agosto, stessa data in cui veniva venerato il dio Vulcano per i Romani. Uno dei luoghi più idilliaci e misteriosi dell'isola di Vulcano è sicuramente la piscina di Venere. Secondo il mito greco fu Efesto, il marito, a scavarla per lei con le sue mani. È proprio qui, in questa insenatura colma di pietra lavica, che nasce questa piccola piscina. La particolarità è sicuramente la degassazione che crea queste bolle che riscaldano l'acqua in un anfiteatro spettacolare, arricchito sicuramente dalla Grotta del Cavallo. Secondo la tradizione romana, il dio greco Efesto diventa poi Vulcano. Vulcano a cui viene dato l'epiteto di Mulciber, colui che addolcisce i metalli. Nella tradizione romana, durante i Vulcanali, a feste in suo onore che si svolgevano tra il 20 e il 24 agosto, la popolazione gettava sul fuoco i pesci vivi. E poi c'era anche un'altra usanza che riguardava i fabbri protetti proprio da Vulcano, ovvero che cominciavano a lavorare la mattina presto al solo lume di una candela. Le isole Eolie devono il proprio nome ad Eolo, dio greco dei venti, e proprio Eolo viene cantato e narrato da Omero nell'Odissea. L'incontro con Ulisse avvenne proprio qui, in una di queste insenature vulcaniche, dove il dio regalò ad Ulisse, per tornare a Itaca, dei sacchi contenenti dei venti, tutti i venti tranne il dolce Zefiro. Ulisse dunque riparte tranquillamente verso Itaca, però il suo equipaggio pecca di ubris, di tracotanza, e decide di aprire tutti questi sacchi credendo che dentro ci fossero oro e ricchezze. Succede che si scatena una tempesta dove la nave di Ulisse va in balia delle onde e viene distrutta. Tornato qui dopo il naufragio, Ulisse non viene più accolto da Eolo e viene dunque lasciato al suo triste destino. Nei primi anni del 1800, contadini e pescatori dalla Sicilia migrarono verso l'isola di Vulcano in cerca di una nuova terra da coltivare. È proprio qui che sorge una comunità, nella spiaggia di Gelso, dove i contadini lavoravano la terra e i pescatori andavano a creare del cibo e dell'economia in mare. Ed ecco che quindi troviamo due aspetti importantissimi, due strutture fondamentali nella costituzione di questa nuova società ottocentesca: il faro e la chiesa della Madonna delle Grazie. Le ultime colate laviche dal gran cratere di Vulcano hanno creato la penisola di Vulcanello. In questa penisola sorge, in un letto di sabbia adornato da piante tipicamente mediterranee, la Valle dei Mostri. La Valle dei Mostri, che lascia fantasia allo spettatore di giudicare queste rocce che alla luce del sole proiettano ombre spettacolari ma allo stesso tempo mostruose a terra.
III secolo a.C. le isole Eolie furono teatro di guerra della prima guerra punica tra romani e cartaginesi. Una lotta navale, una battaglia navale proprio in questo scenario eoliano. I romani riuscirono, dopo tanti sacrifici, ad espugnare la fortezza di Lipari controllata dagli Iparesi, alleati dei cartaginesi, soltanto nel 250 a.C. Una delle meraviglie dell'isola di Vulcano è sicuramente la spiaggia delle Sabbie Nere, da cui è possibile ammirare favolosi tramonti. Questa spiaggia, in questa insenatura particolare tipicamente mediterranea, richiama ai pirati che intorno al 1000-1100 a.C. popolavano quest'isola, prima del dominio della Chiesa.